tutte le aziende italiane di tutte le aree geografiche debbono guardare all'export e anche al sostegno che tutto il sistema pubblico offre per esportare di più e farlo sempre meglio con fiducia e con diciamo, determinazione, perché si tratta di un'opportunità straordinaria. In tutte le crisi ci stanno anche delle opportunità, è una frase fatta, scontata, banale, ma che è vera. Pensiamo a quanto abbiamo fatto in termini appunto di nuovi strumenti di comunicazione, di capacità di connettere le persone attraverso iniziative completamente digitali che anche pochi mesi fa erano impensabili. Pensiamo al fatto di come la difficoltà di ricorrere al commercio fisico sia stata in parte, non del tutto, come dicevo prima, colmata dall'e-commerce, e pensiamo come questo abbia spinto tante aziende italiane ovviamente anche a cambiare, ad adattarsi. La pandemia ci ha anche mostrato come qualsiasi situazione di crisi internazionale, oggi è stata la pandemia, in passato sono state crisi finanziarie, in futuro speriamo non ci sia altro, ma comunque dobbiamo essere sempre pronti, come queste crisi appunto determinano ad esempio delle asimmetrie, perché alcuni settori hanno sofferto molto, altri invece hanno avuto delle opportunità. Un sistema internazionalizzato, aperto, moderno, al passo con i tempi, riesce a cogliere tutte le opportunità possibili nelle condizioni di normalità e in certa misura a contenere i danni nei momenti più difficili. Quindi il messaggio di nuovo è che l'export è un grande, diciamo, aiuto, è un grande elemento di bilanciamento e di equilibrio per le nostre imprese e il nostro sistema produttivo.